Nel precedente incontro, tentando di guardare in direzione del senso del nostro tempo, ci siamo imbattuti nella filosofia. Penso che loro fossero presenti. E ci siamo imbattuti perché, dopo aver sottolineato a nostra volta la centralità della tecnica nel nostro mondo e dopo aver rilevato l'inevitabilità del processo che conduce dalla situazione in cui le forze oggi dominanti si servono della tecnica, alla situazione in cui invece sarà la tecnica a servirsi di tali forze. Ci siamo chiesti, ma come può accadere che esse rinuncino ai propri valori e rinuncino in una situazione in cui la tradizione dell'Occidente tiene ferma la solidità di questi valori? Come può accadere che rinuncino? Che cosa accade perché avvenga questa rinuncia? E si rispondeva dicendo che è la rinuncia appunto alla incontrovertibilità di tali valori. Ed era appunto il concetto di incontrovertibilità a averci portato al senso della filosofia come episteme tessa letheias, che avevamo tentato di tradurre in quel modo che loro ricorderanno e che potrebbe essere ripetuto come lo stare del non nascosto, lo stare di ciò che non è nascosto. E la stabilità che è espressa dall'epi, la stabilità che non può essere scossa da nessuna forza umana o divina. Si era rilevato che la filosofia, portando alla luce il senso dell'assolutamente incontrovertibile, rende radicale il senso del diventare altro, di quel diventare altro che incomincia con l'uomo e che è portato al culmine quando l'altro è inteso come nihil absolutum. Il diventare altro è inteso come passaggio dal non essere all'essere e dall'essere al non essere. Potremmo dire dal nulla all'essere e dall'essere al nulla. È opportuna qui una chiosa per chi avesse in mente il rilievo aristotelico che il divenire è ectinos eisti. Da qualcosa a qualcosa. Il divenire, quale fainetai, quale si presenta, è da qualcosa a qualcosa. E allora chi ha in mente questa affermazione aristotelica potrebbe dire che è quanto mai inadatta la qualificazione del divenire come passaggio dal nulla all'essere e dall'essere al nulla. Non dice forse Aristotele che il divenire è ectinos
esti da qualcosa, tis è il qualcosa, ti è il qualcosa, da qualcosa, ec, tinos, tinos è il genitivo di ti, da qualcosa, esti a qualcosa. E nonostante Aristotele certamente affermi che il divenire che fa in etai, che appare, è il passaggio da qualcosa a qualcosa, chiedo, il qualcosa che il diveniente diventa da qualcosa a qualcosa, il qualcosa che il diveniente diventa, è già tutto esistente nel qualcosa da cui il diveniente diventa? Proviamo a rispondere insieme. Ripeto la domanda. Da caldo, freddo, è uno degli esempi di Aristotele, perché il divenire è prevalentemente, innanzitutto, dice Aristotele, tra i contrari o gli intermedi, contrari essendo le determinazioni che all'interno dello stesso genere costituiscono la distanza massima. All'interno del genere colore, bianco e nero costituiscono la distanza massima. Grigio, rosso, verde, eccetera, sono gli intermedi. Allora, dice Aristotele, il divenire è tra i contrari. Comunque è divenire da qualcosa ad altro. Allora, da freddo, caldo. Ma freddo non è nulla. Allora, ripeto la domanda. Nel freddo, nella cosa fredda che diventa calda, il caldo è già presente? Ecco, vedo qualche no. Ma se qualcuno pensa sì, me lo dica. E precisiamo ancora meglio. Nel freddo il caldo è totalmente presente? È presente così come è presente quando la cosa diventa calda? E diciamo, nella cosa fredda, il caldo non è presente. Perché se fosse presente così come è presente quando la cosa è diventata calda, la cosa non avrebbe bisogno di diventare calda, essendo già inizialmente calda. No, questo deve essere non chiaro, ma chiarissimo. Quindi se qualcuno avesse qualche dubbio nella comprensione, vediamo come mai, sarebbe interessante. Ma le posso dire io una cosa? Cioè, si faccia vedere dov'è? Bravo. Allora, per me il caldo e il freddo sono due principi contrapposti, però l'uno contiene il principio dell'altro. Uno contiene il principio dell'altro. Il principio secondo Aristotele? Non secondo Aristotele. Stiamo parlando di Aristotele, no? Parliamo di Aristotele. Ah, di Aristotele no, però lo contiene. Lei lo sostiene e questo discuteremo a parte. Ma parlando di Aristotele, scientificamente prende una roba ghiacciatissima, lei ha la sensazione del calore e dopo un po' la scotta. Una cosa freddissima può farle una scotta, una bruciatura come una cosa calda, perché portata all'estremo praticamente gli produce lo stesso risultato del contrario. E dove, questo, ecco, ma lei non sostiene che questo sia Aristotele, no, Hegel, no, no.
Kant? No. Ah, è una sua... È una mia deduzione. Va bene. E allora la teniamo in serbo per discuterla quando non parleremo più di Aristotele, ma parleremo di lei. Va bene? Ma... E non solo di Aristotele, ma del modo in cui l'uomo pensa. Perché credo che dopo tutto ci intenderemo, signorina, dove? Ecco, ci intenderemo e vedrà che anche lei la pensa come Aristotele, se ci intendiamo. Allora, ripeto, quando una cosa da fredda diventa calda, può diventare calda soltanto in quanto il calore che la cosa diventa non è già presente nella cosa fredda, non è già totalmente presente nella cosa fredda, perché se fosse totalmente presente non ci sarebbe bisogno che la cosa fredda diventasse calda, sarebbe già inizialmente calda. Ma se non è totalmente presente, cosa vuol dire? Che il calore nella cosa ancora fredda è niente. E siccome avevamo incominciato a parlare di questo tema in relazione alla possibile obiezione di tipo aristotelico, la quale affermava Sericò, come abbiamo detto prima, che per Aristotele il divenire è da qualcosa freddo a qualcos'altro caldo, allora abbiamo risposto dicendo che certamente il divenire che finetai, che appare, ha questo carattere, ma ciò non esclude che nonostante questo carattere ci sia qualcosa di ciò che sopraggiunge che prima era niente. E questa era la chiosa che potevamo fare a proposito dell'affermazione, e quindi chiudo questa parentesi, a proposito dell'affermazione che il pensiero filosofico nascendo rende radicale il senso dell'altro. L'altro che la cosa diventa è, con le precisazioni che abbiamo dato dentro la parentesi, l'altro è il non essere, e sì che il diventante altro è un diventare dal non essere all'essere e dall'essere al non essere. Ma dobbiamo proprio credere che la filosofia nasca così come attività di professori di filosofia? No, perché quando abbiamo incominciato a parlare del diventare altro, avevamo incominciato a introdurre il concetto, abbiamo rammemorato il racconto veterotestamentario per cui l'uomo si imbatte in qualcosa che l'uomo per vivere deve distruggere e in qualcosa che a sua volta, impedendo all'uomo di farsi spazio, distrugge l'uomo. E si era parlato di omicidio deicidio. Il diventare altro ha a che fare con la morte. La morte è la forma radicale del diventare altro. Ebbene, Aristotele dice che la filosofia nasce da Zauma. Sono decenni che vado dicendo che Zauma non è da intendere come meraviglia, la filosofia nasce dalla meraviglia. Non è una faccenda da professori di filosofia. La filosofia nasce da Zauma, che adeguatamente tradotto vuol dire dall'angosciato terrore di fronte al diventare altro. Perché altro è parlare così in astratto del diventare altro. Altro è la concretezza del diventare altro che nella sua forma estrema, ripeto, è la morte.
quando la filosofia si presenta come sapere incontrovertibile, quindi il tratto quindi dell'incontrovertibile è l'esistenza del diventare altro. E credo che sia già venuto fuori l'aspetto del discorso che, volendo investire il senso del nostro tempo, ci porta a parlare dell'origine del pensiero filosofico. Anzi, siamo arrivati addirittura al rapporto tra Adamo e Dio. Ma siamo arrivati a quel rapporto perché c'è questo tratto comune alla storia del mortale, il diventare altro, che si intensifica fino a diventare quel diventare altro che è il far diventare altro da parte della tecnoscienza. Sì che, essendo risaliti all'originario diventare altro, che coincide con l'iniziale abitazione da parte dell'uomo della terra, essendo risaliti a questo concetto, abbiamo incontrato questa determinazione del diventare altro, che innanzitutto è in grado di unificare l'intera storia del mortale, ma di specificarsi poi in relazione al nostro tempo, perché il nostro tempo si presenta come la forma più radicale del diventare altro, in quanto il nostro tempo è il tempo della tecnica. Ma a questo punto qualche passo indietro è necessario. Perché quando il pensiero filosofico si fa avanti, e si fa avanti con la convinzione che il diventare altro sia avvolto da una unità permanente. Permanente vuol dire non diventante altro. È il concetto di che loro hanno imparato a studiare all'inizio del loro incontro con la filosofia, è il concetto di archè. Archè lo si può tradurre in molti modi, ma che sembra sia stato introdotto da Anassimandro. Ma esso vuol dire che c'è un diventare altro solo in quanto è avvolto da un'unità. Se vogliamo ricordare, ma uscendone subito perché altrimenti ci risucchierebbe, il primo frammento che possediamo del pensiero filosofico, cioè il frammento di Anassimandro, Anassimandro dice che da dove gli essenti provengono, ivi necessariamente con la morte faranno ritorno. Da dove? Questo da dove è il non particolare, il non determinato, il non diveniente altro, il luogo originario da cui gli essenti escono e in cui ritornano, dove questa uscita, ma lasciamo da parte questo discorso perché da solo porterebbe via un corso, dove questa uscita è qualificata da Anassimandro come adichia, ingiustizia. Pensino per loro conto che cosa può voler dire questo, ma a me interessava qui in questa sede, relativamente semplificante rispetto a questo gigantesco luogo iniziale del pensiero filosofico, a me interessava dire che a
all'inizio e lungo tutta la tradizione dell'Occidente, tradizione vuol dire su fino a Hegel, il divenire è all'interno di una struttura immutabile, di un eterno. E ben presto, anzi sin dall'inizio, lo stesso Anassimandro chiama questo luogo originario, Zeion, divino. E il divino. Noi oggi quando sentiamo la parola Dio siamo attraversati dalle categorie cristiane, ma il Dio inizialmente è l'unità, dal punto di vista etimologico nella parola Dio risuona il concetto di veggente. Non per nulla il cielo è visto come il divino, perché è come un grande occhio che guarda la terra. Il Dio, inteso non immediatamente secondo le categorie successive del cristianesimo, ma come unità immutabile, e d'altra parte il cristianesimo poi si impadronirà delle categorie greche, si costituirà secondo queste categorie. Stavo dicendo che inizialmente il divenire è pensato all'interno dell'immutabile. Se loro vogliono cominciare a pensare il senso di tutto il pensiero tradizionale in modo inizialmente formale ma indicativo della direzione autentica, pensino a questo. Per la tradizione, dagli inizi fino a Hegel, il pensiero filosofico intende che se l'eterno non esistesse, il divino non diveniente, eterno, non esistesse, non potrebbe esistere il diventare altro. Questa è la formula che i vari pensatori elaborano con procedure diverse, ma sempre all'interno di questo intento. Sì che non capisce nulla della filosofia chi la vede come una successione di punti di vista che non permangono nello stesso luogo. E i filosofi hanno sempre pensato, l'ha rilevato a lungo per esempio lo Heidegger, hanno sempre pensato lo stesso, è lo stesso di cui pensa Heidegger, non è lo stesso di cui stiamo parlando qui noi ora, ma comunque intendo dire, pensano allo stesso nel senso che per essi il divenire è possibile soltanto all'interno o come fondato sul non diveniente, sull'immutabile, sull'eterno, in questo senso sul divino. Questa è la tradizione dell'Occidente. Ma questo quadro grandioso che non possiamo che lambire nel modo più estrinseco, crolla. Questo quadro grandioso nel pensiero degli ultimi due secoli crolla. Noi ci avvediamo di questo crollo guardando anche semplicemente il mondo come sta andando, e cioè senza guardarlo mediante una riflessione controllata, scientificamente controllata. Ma per esempio, si parla dell'imbecillimento delle masse, si parla di questo imbecillimento come una delle conseguenze della perdita
della fede nei valori della tradizione. Si parla della perdita di questi valori non soltanto nelle masse adulte, ma nei giovani. E più i giorni passano, più i giornali dicono che i giovani sono sempre più giovani. Ci dicono che a 10 anni i bambini si drogano. Se si entra in una chiesa, la si vede deserta o semideserta. E il cristianesimo, come dicevo prima, se va distinto dal pensiero filosofico, dicevo prima, lo assorbe poi e lo pone al proprio fondamento, il pensiero filosofico della tradizione e soprattutto della tradizione greco-medievale. Ma se appena ci si solleva al di sopra della constatazione che tutti respiriamo, che si sta dicendo addio al passato, se ci si solleva al di sopra di questa percezione che ormai è diffusa, potremmo dire, o quasi ovunque, e la stessa riflessione culturale mostra questo addio. Qualche cenno in proposito l'ho fatto nel nostro incontro precedente. Guardiamo di richiamarlo e di completare l'elenco che era stato iniziato. Parlavamo di democrazia procedurale, mi pare. E democrazia procedurale vuol dire abbandono dell'atteggiamento che vede nello Stato il luogo che ha potenza solo se si commisura alla verità. Se leggete le Eumenidi di Eschilo trovate questo detto in modo del tutto esplicito: la vera potenza è la potenza determinata dalla visione della verità. Lo Stato e la democrazia antica e la democrazia come dovrebbe essere secondo, poniamo, la Chiesa Cattolica, lo Stato è potente, ha potenza solo se si commisura alla verità. Quale verità? La verità indicata dal pensiero filosofico. La democrazia procedurale lo nega. E lo può negare perché l'affermazione dell'esistenza di una verità non è più oggetto di credenza. E ancora, avevamo, mi pare, parlato di contrapposizione tra diritto positivo e diritto naturale, o no? Richiamiamo. Diritto naturale è il diritto che per natura, e cioè da capo in relazione al presentarsi della verità, compete all'uomo. L'uomo che diritti ha? Che diritto vuol dire? Che cosa si deve dare e riconoscere all'uomo? Si deve dare all'uomo ciò che gli spetta secondo verità. E questo in campo giuridico è morto, non si parla più di diritto naturale, o chi ne parla è una minoranza, ma si parla di diritto positivo. Cioè, posto, ma mi pare che l'avesse accennato, o no. Diritto positivo è positivo, si chiama così perché è posto dall'uomo. E perché l'uomo riesce a porlo? Perché vince, perché è vincente. Su chi? Su altri uomini. Quindi il diritto di un luogo
sociale, Stato, Nazione, e la legge che il vincitore impone a chi non è riuscito a prevalere, è la legge del vincitore, dove la vittoria può essere o violenta o meno, ma comunque è un prevalere, un aver più forza di chi ne ha avuta meno. La Costituzione italiana, certo, la Costituzione europea, americana, eccetera, ma cos'è? È il rispecchiamento di una verità assoluta. I costituzionalisti oggi lo negano. È ciò che chi ha più forza crede che debba essere rispettata. La dignità dell'uomo, che cos'è? È una verità assoluta? No, è la situazione in cui chi ha più forza ritiene che l'uomo debba avere dignità e debba essere rispettato. Questo è il clima in cui noi ci troviamo. Ma c'è di più. È cominciato il pensiero matematico, in campo geometrico, a rilevare, a proposito della geometria a proposito della geometria euclidea, che il quinto postulato può essere negato senza contraddizione. Cioè il quinto postulato è quello delle rette parallele. Dalla negazione dei postulati per la geometria euclidea sono intesi come il rispecchiamento della verità assoluta in campo geometrico. Euclide non credeva che i propri postulati fossero delle ipotesi. Ma il quinto postulato, che formulato adeguatamente, non dice semplicemente che le rette parallele non si incontrano, una formulazione più complessa, due rette che intersecate da una terza determinano dalla stessa parte angoli la cui somma sia inferiore a 180 gradi, ecco, cioè, allora sufficientemente prolungate finiscono per incontrarsi. Non si incontrano se invece non si sottostà a questa condizione. Saccheri tentò di dimostrare per assurdo che cosa accadeva negando questo postulato, e venne fuori che la contraddizione che si sperava potesse venire fuori non sussisteva. Da qui nascono le geometrie non euclidee. Le geometrie non euclidee sono ciò che rende possibile la teoria della relatività, non sono un'astrazione che sta là nelle nubi senza avere riflessi poi nella concreta prassi scientifica. Ma ancora, e questa volta in campo estetico, e penso che tutti loro si saranno accorti che altro è ascoltare Beethoven o Brahms o Wagner, altro è ascoltare Stravinsky, Schoenberg, Alban Berg, la musica atonale. Cos'è la musica atonale? La musica che prescinde dalla tonalità. E la tonalità era intesa dalla musicologia e dai musicisti come a sua volta l'ordine veritativo del suono. La musica dodecafonica prescinde dalla tonalità di tipo classico che si prolunga fin quasi
alla fine dell'Ottocento. E stiamo dicendo che come la democrazia procedurale sta la democrazia tradizionale, così le geometrie non euclidee stanno alla geometria euclidea. Così la musica atonale sta alla musica tonale. Ma potremmo moltiplicare gli esempi e dappertutto vedremo lo sganciamento, aggiungiamo le arti visive, sono visivamente diverse dalle arti visive che rispettano la figura, la forma. Anche qui si dice no a quella forma che è a sua volta il rispecchiamento nel campo ottico della norma, cioè della verità, secondo cui gli oggetti visibili devono costituirsi. Quindi c'è tutta una serie di sganciamenti, di allontanamenti dalla tradizione che rendono ben più profonda questo allontanamento di quanto non si costituisca sul piano della nostra percezione da cui siamo partiti, la percezione che ormai la gente ha in qualche modo capito che non si può più stare nel passato. Ma non abbiamo detto ancora la cosa più importante a proposito di questo sganciamento. Perché, dopo tutto, fino a questo punto si potrebbe dire sì, i modelli sono morti, la verità è morta, Nietzsche dice Dio è morto. Purtroppo Nietzsche, che è un gigante, a volte è anche non gigante. E allora afferma anche che l'obiezione storica decisiva è il fatto che la gente non crede più in Dio. Ma non è un'obiezione, è la meno decisiva delle obiezioni storiche, perché se oggi la gente non crede più in Dio, perché no, dobbiamo escludere che domani torni a credere e che domani si torni a credere nell'arte formale e nella democrazia tradizionale e nel diritto positivo? Perché dobbiamo escludere? Perché Hölderlin dice gli dèi si sono allontanati? Sì, ma perché non possono tornare? Nietzsche dice addirittura Dio è morto, ma perché non può ritornare? Ci pensa il grande Nietzsche a dire perché non può ritornare. E allora cerchiamo di capire questo punto decisivo che chiarisce perché è inevitabile che il grande quadro della tradizione occidentale crolli, si squarci, e perché è inevitabile che le forze che si servono della tecnica non credano più nei valori in cui credono, perché da qui siamo partiti. Volevamo restare nell'attualità, ma le cose stesse ci costringono a andare oltre l'attualità. Il decisivo è l'inevitabilità della morte di Dio. Ora, certo, questo non è un complimento, non è un qualche cosa che possa lasciare indifferente chi pensa, chi riflette. Ho detto che ci pensa Nietzsche a indicare questa inevitabilità. Ma non solo Nietzsche. E
Parlo di un sottosuolo del pensiero filosofico contemporaneo in cui emerge questa inevitabilità. Nietzsche appartiene a questo sottosuolo. Perché lo chiamo sottosuolo? Ma perché, come c'è un bigottismo religioso, lo dico sempre, così c'è un bigottismo laico, per cui con la maggior facilità di questo mondo si dice: no, non c'è Dio, non ci sono valori, non c'è etica. E cioè un bigottismo laico che è altrettanto dogmatico del bigottismo religioso. E molti dei magna nomina anche del pensiero filosofico, non parliamo del pensiero scientifico, che anche gli scienziati quando parlano, tentano di parlare di filosofia, le parlano grosse, ma anche i magna nomina del pensiero scientifico si limitano a mettere da parte quel quadro grandioso della tradizione filosofica che, come dicevo prima, è caratterizzato dall'affermazione che il divenire può esistere soltanto in quanto inscritto nell'Eterno, fondato dall'Eterno o creato, addirittura creato dall'Eterno. Il sottosuolo è abitato da Nietzsche. È un sottosuolo, sto dicendo, perché nella sua forza stenta a venire in superficie, provino a trovare nei magna nomina della filosofia o della scienza contemporanea qualche cosa di perentorio che escluda la tradizione filosofica e poi me lo vengono a dire. Io non lo trovo, non lo si trova, si trova nel sottosuolo. Un sottosuolo che è tale perché stenta a venire in superficie. Nietzsche lo abita. Ma non solo lui, pochi, pochissimi altri. Quali? E quando li pronuncio lascio sconcertati, perché noi siamo dominati dalla cultura anglosassone, che è indubbiamente, anche dal punto di vista filosofico, una cultura interessante. Ma che, tanto per stare al nostro discorso, non appartiene al sottosuolo. Coinvolge, mobilita una quantità di categorie per risultanti relativamente irrilevanti. Utilissime le analisi del linguaggio, ma una volta che si è perfezionato il linguaggio, resta da vedere che cosa c'è da dire allora col linguaggio perfezionato. I nomi che lasciano stupita la cultura improntata di tipo anglosassone sono nomi italiani. Dei quali ci si è liberati in modo improprio, perché mentre di Heidegger si dice sì, è stato un nazista, però studiamolo. Di Giovanni Gentile si dice è stato fascista, quindi non lo studiamo. E non studiandolo si perde una delle posizioni più radicali del pensiero filosofico.
All'estero è a malapena conosciuto Giovanni Gentile, a malapena conosciuto. L'altro nome dell'italiano forse stupisce ancora di più, Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi hanno tradotto i pensieri, il cosiddetto Zibaldone, circa 6 anni fa in inglese. Eppure la perentorietà del discorso di Leopardi gareggia, e la radicalità gareggia con la radicalità di pensatori come Hegel, come Schelling. Ma è più avanti, perché Hegel e Schelling appartengono alla tradizione. Leopardi appartiene al sottosuolo che distrugge la tradizione. Un altro nome si può fare, questa volta non è di un italiano, ma sul quale si potrebbe discutere, e che però dà da pensare, perché ha dato da pensare anche a Nietzsche, e mi riferisco a Dostoevskij. Mettiamo i puntini di sospensione, ma arriviamo al sostanziale. Abbiamo pronunciato qualche cosa di molto compromettente. La tradizione filosofica è destinata, è inevitabilmente destinata al tramonto. Quindi non si tratta semplicemente di una situazione provvisoria che potrebbe rovesciarsi di nuovo a favore della tradizione filosofica. E guardiamo se riusciamo a intenderci su un punto che è un po' comico che io stia qui a indicare, perché se è qualcosa che è ancora trattenuto nel sottosuolo del nostro tempo, quindi sottosuolo filosofico del nostro tempo, è un po' comico che ci sia un professore di filosofia il quale abbia l'intenzione di far capire dei giovani in che cosa consiste il contenuto di questo sottosuolo. Però delle volte bisogna pagare lo scotto in favore dei contenuti e riuscire anche comici, insomma. L'Eterno è la figura dunque specifica della tradizione filosofica. Dico specifica perché il diventare altro occupa l'intera scena dell'umano. L'Eterno come luogo in cui il divenire altro si iscrive occupa la tradizione filosofica dell'Occidente. L'Eterno è sia il divino, sia la verità all'interno della quale viene evocato il divino. In questa evocazione il divino viene evocato con un sapere che a un certo momento viene chiamato metafisico. Perché metafisico? Ma quando a un certo momento l'espressione, che prima era soltanto l'indicazione di un testo di Aristotele che veniva dopo i libri della fisica, a un certo momento metafisica si è riflettuto sul significato del metà, che vuol dire al di là, andando oltre. Ta fisica, andando oltre le cose fisiche. Ma
fisica in greco, la fisica è physis. E uno dei significati fondamentali, in questo caso presente nell'espressione metafisica, physis significa fio, cioè cresco, vengo alla luce, divengo. La physis è il luogo del divenire. Metafisica è l'andare oltre il luogo del divenire, cioè andare nel non diveniente eterno. Ma questo andare procede dal riconoscimento, l'abbiamo già osservato più volte, dal riconoscimento dell'evidenza dell'esistenza della physis, cioè del divenire. Il divenire, abbiamo detto, con il pensiero filosofico è dal nulla al nulla, dal nulla all'essere, dall'essere al nulla. L'Eterno, sia esso il Dio, ossia esso la verità, è in rapporto col divenire. Ora, in quanto sto per dire, tento di raccogliere in una formula che in qualche modo è semplificante, ma in cert'altro senso è illuminante, tento di raccogliere ciò che è comune a Nietzsche, a Gentile, a Leopardi, a Dostoevskij, agli abitatori del sottosuolo. Cioè, non mi propongo di indicare il modo specifico in cui la distruzione della tradizione è presente, poniamo, in Gentile. Interessantissimo. No, mi propongo di indicare i tratti che sono comuni ai diversi abitatori del sottosuolo filosofico del nostro tempo. Esiste, secondo la tradizione, l'Eterno. E l'Eterno, dicevamo, ingloba il divenire. Cosa vuol dire? È la legge secondo la quale il divenire può esistere. Dicevamo prima, il divenire è possibile soltanto se esiste il non diveniente. Ora, l'Eterno è la legge dell'esistente, la legge secondo cui tutto si adegua, deve adeguarsi. Quindi la legge, l'Eterno è la legge del presente temporale. Il discorso può essere seguito in questo caso più agevolmente da chi ha una educazione cristiana. Dio è legge del presente temporale? Penso che chi ha questa educazione risponde subito sì. È la legge che, secondo cui esiste il presente temporaneo. Ma questo vuol dire che forse il futuro si sottrae alla legislazione divina e che quando le cose future accadono il Dio si sorprenda della loro imprevedibilità? Io penso che loro rispondano in base alla supposta educazione cristiana che tutti noi abbiamo avuto, che rispondano no, il futuro rispetto al Dio eterno non è qualcosa rispetto a cui il Dio possa restare
sorpreso e che costituisca quindi un imprevedibile per Dio. Dio è l'Eterno proprio in quanto è la legge non solo del presente temporale, ma anche del futuro. Ma questo vuol dire forse che quando le cose non sono più e sono diventate nulla, se ne vanno in un regno dove Dio non ha più potenza, dove Dio resta sulla porta, perché in quel regno le cose accadono secondo una legge diversa da quella in cui il Dio consiste? Da capo penso che loro rispondano da capo no. Neanche il passato si sottrae alla legge divina, né presente, né futuro, né passato, nulla del tutto si sottrae alla legge divina. Era meglio che io dicessi non vi è alcunché, perché la parola nulla adesso diventa importante. Diventa importante perché che cos'è il futuro? È l'ancor nulla. Ma l'ancor nulla vuol dire l'ancora nil absolutum. Che cos'è il passato? È l'ormai nulla. È l'ormai nil absolutum. Questo è quanto credo di avere in qualche modo preparato in quanto ho detto finora. Ma Dio è la legge del futuro e del passato. E cosa vuol dire che è la legge? È ciò a cui deve adeguarsi il futuro e il passato. Ma il futuro è il nulla, il passato è il nulla. Allora, il futuro e il passato che si adeguano alla legge divina sono degli adeguantisi, sono degli ascoltatori della legge, sono dei sudditi della legge, non sono più un nulla. Se fossero nulla non ci sarebbe una legge che si impone sul futuro e sul passato. Dove conduce questo discorso che affido alla loro meditazione? E conduce a questa conclusione che se esiste l'Eterno, il nulla è trasformato in un ente, è entificato. Ma entificare il nulla del passato e del futuro è cancellare il divenire, perché c'è divenire solo se c'è un non ancora e un non più. Ma cancellare il divenire è cancellare ciò che è ritenuto l'evidenza suprema, cioè l'uscire delle cose dal nulla e ritornare nel nulla. Ma il pensiero metafisico è il primo a instaurare la legge per la quale l'evidenza suprema è l'uscire e ritornare nel nulla. Dunque il pensiero metafisico, affermando l'Eterno, nega il fondamento in base al quale egli effettua questa affermazione. Nega la propria base, nega la physis. Il pensiero metafisico è l'andare oltre la physis. La physis è il divenire, l'uscire dal nulla e ritornare nel nulla. Ma se esiste un Eterno, esiste una legge che si pone sul futuro, sto ripetendo, sul futuro e sul passato. Il futuro e il passato, che dovrebbero essere in nulla, sono
sto ripetendo, trasformati in un ente. Viene cancellato il loro essere nulla. Vengono resi ascoltatori, sudditi della legge. Viene cancellato quel divenire di cui il pensiero metafisico, cioè la tradizione dell'Occidente, è il maggiore sostenitore. È la prima forma in cui viene sostenuto il divenire. Ecco, questo sarebbe il tema che per la sua importanza meriterebbe ben altro che non questi cenni, ma è il tema che propongo loro, faccio sentire loro per giustificare quanto avevamo detto all'inizio, e cioè come può accadere che le forze che oggi dominano la tecnica non credano più nel valore, nei propri scopi, cioè nei propri valori. È inevitabile, perché è inevitabile che il sottosuolo, se è sotto il suolo, in qualche modo trapeli, si faccia sentire, e si faccia sentire anche in queste forze che, presumendo di controllare la tecnica, finiscono per essere controllate dalla tecnica. Facciamo 3 minuti di pausa. Riserveremo anche qualche spazio per le loro domande più avanti. Nel frattempo ci sono le esercitazioni che mi pare siano già incominciate. Abbiamo parlato della inevitabilità che la fede nel diventare altro conduca al tramonto di ogni eterno, di ogni immutabile, di ogni Dio. Ma questa fede che regge sulle proprie spalle la storia dell'uomo è stata vista con la criticità che essa merita, data questa sua responsabilità. Sì, questa fede porta inevitabilmente a questo risultato. Ma non si dovrà forse guardare in faccia questa fede per vedere se è in grado di reggere l'enorme peso che grava sulle sue spalle? Perché, ora non intendo andare avanti su questo tratto di strada, perché comunque non si rimanga in uno stato di sbandamento, soprattutto in relazione a quanto ho detto prima,
e non per nulla la stiamo chiamando fede nell'esistenza del diventare altro. Abbiamo continuato a chiamarla fede. Ebbene, questa che per noi, in quanto abitatori della terra dei mortali, è ovvio che sia incontestabile. Questa fede è autenticamente incontestabile. Lasciamo in sospeso questa domanda, perché è corretto che quanto ho detto prima sia tenuto in relazione a tale domanda e non occupi definitivamente il campo dell'attenzione. Vorrei proseguire invece nel frattempo indicando come nella storia del pensiero filosofico il diventare altro si dislochi in modo via via diverso, una diversità che non toglie però la permanenza del diventare altro. E cioè qualcuno potrebbe dire: tu parli del diventare altro come se non fosse esistito il realismo, l'idealismo, il criticismo kantiano. Ecco, qualche cenno per mostrare come, nonostante questa vertiginosa diversità di modi di pensare il diventare altro, essi tuttavia, appunto, abbiano in comune il pensarlo. Il pensarlo. Per quanto riguarda la tradizione greco-medievale, e qui possiamo sfruttare il modo in cui Hegel intende il rapporto tra certezza e verità. Per quanto riguarda la tradizione greco-medievale, la convinzione dominante è che la certezza coincida con la verità. Cosa vuol dire certezza e cosa vuol dire verità? Beh, quando Hegel parla di certezza e di verità, certezza è l'atteggiamento soggettivo, l'atteggiamento del pensante, il pensante, ciò che l'uomo pensa. Nel pensiero greco e nel pensiero medievale, secondo Hegel, certezza e verità coincidono, nel senso che il pensiero dell'uomo pensa ciò che è. Ciò che è la verità. E nel tempo stesso ciò che è indipendentemente dal pensiero dell'uomo. La cosa è esplicita sin da Socrate, da Platone, da Aristotele, ma la si ritrova in Omero, in Esiodo. Il mondo è là e l'uomo sopraggiunge a un certo momento e lo pensa. Però pensandolo vede sia pure limitatamente ciò che il mondo è. Non vede tutto, ma vede qualcosa del mondo. Questo è l'atteggiamento realistico. Quindi c'è identità di certezza, cioè ciò di cui si è certi è la realtà stessa, e la realtà è la verità.
La realtà è il diventa l'altro, è innanzitutto il diventa l'altro. Quel diventa l'altro che nella tradizione, come dicevamo prima, è iscritto nella immutabilità, nell'eternità del Dio. Se questo è chiaro, allora dovrebbe essere chiara anche la inevitabilità del pensiero moderno. Anche qui Hegel ha il merito di aver mostrato come la filosofia sia ben lontana dall'essere quella giusta posizione di opinioni dove ognuno dice la sua, in qualche modo sganciandosi da quanto l'ha preceduto e non preannunciando ciò da cui sarà seguito. È inevitabile l'avvento del pensiero moderno, il quale consiste, Cartesio, il quale consiste in questa domanda: ma se la realtà realtà trattino verità, che d'altra parte è coincidente con la certezza dell'uomo, esiste indipendentemente dall'uomo, che sicurezza ha l'uomo che pensando pensa a quella realtà che esiste senza di lui? Ecco, Cartesio è sostanzialmente questo. Cartesio chiama essere oggettivo la realtà come si presenta. Oggettivo, oggi noi la parola oggettivo la usiamo per indicare ciò che sta al di là della mente. Invece Cartesio usa la parola oggettivo nel senso scolastico medievale, objectum mentis. Oggettivo, quindi, diremmo noi oggi nel senso di soggettivo, in quanto objectum mentis. La realtà che sta al di là, Cartesio la chiama essere formale, et formel, et objectif et formel. Ma la forza di questo discorso sta nel rilevare che allora ciò che sta davanti, ciò che ci sta davanti, è objectum mentis, è oggetto della mente, cioè è soggettivo, secondo la precisazione che ho dato prima. Cioè questo mondo che abbiamo davanti è il mondo che appare all'interno della mente. Se il mondo vero e proprio è quello che esiste indipendentemente dalla mente, allora questo che appare in quanto appare, è un cogitatum, è un pensato. E in quanto cogitatum non è ciò che può essere indipendentemente dal cogitare. E allora si apre il problema. Chi mi assicura che il cogitatum, cioè l'etter objectif, corrisponde all'etter formel, cioè alla verità realtà, che sta al di là indipendentemente dall'uomo, che precede l'uomo, che continuerà ad essere quando l'uomo non sarà più? Purtroppo queste determinazioni del pensiero hegeliano oggi nella circolazione filosofica tendono ad essere dimenticate. Però fanno capire perché
i filosofi non sono stati degli intemperanti che, o dei poeti o degli romanzieri falliti che si sono messi a scrivere le loro opinioni. Il pensiero moderno è qualcosa di inevitabile una volta che si incomincia a pensare che la realtà sta al di là, indipendente, anche se ciò nonostante si afferma, come dicevo prima, che quello che l'uomo pensa è la realtà. Allora, Cartesio tenta di mostrare la corrispondenza, incomincia il problema, il cosiddetto problema del ponte, la corrispondenza tra i nostri pensieri, ma i nostri pensieri a questo punto sono ciò che noi diciamo mondo. Il mondo e i nostri pensieri, la corrispondenza tra i nostri pensieri e la realtà esterna. E credo che i giovani fanno un notevole passo avanti se capiscono questa determinazione, che a un certo momento, ripeto, col pensiero moderno, il mondo, questo che ci sta davanti, è inevitabile che non sia più inteso come quell'aldilà che è indipendente dal nostro essere certi e dal nostro pensare. È inevitabile che ci si chieda che cosa corrisponde al nostro pensare, cioè al mondo. Quindi cielo, terra, acqua, mare, eccetera, sono i nostri pensieri, sono l'être objectif, sono il cogitatum. Loro sanno che il cogitatum è fuori discussione, cogito sum, ecco. Ma questa è la prima verità. Se non che siamo nella prima verità che ci lascia in noi stessi, ci chiude in noi stessi, e invece l'esigenza è di sapere che cos'è al di là di questo nostro che potrebbe essere un sogno. Cartesio parla della possibilità di un demone maligno che ci illuda e che ci faccia apparire tutto questo facendoci credere quello che vuole lui, ma comunque lasciandoci all'interno della soggettività. Ebbene, tutto il pensiero moderno, da Cartesio a Kant, è il tentativo di mostrare attraverso la metafisica, ma che a questo punto ha cambiato significato, attraverso la metafisica che va al di là del soggettivo, attraverso la metafisica, l'esistenza di Dio, dell'immortalità dell'anima, di un mondo, fino a Kant escluso. Ma il contenuto primario del soggettivo rimane pur sempre il diventare altro. E cioè, se nel realismo, per il quale ciò che sta al di là ciò che coincide con la certezza è innanzitutto il diventare altro delle cose, col pensiero moderno, all'interno della soggettività del cogito, il contenuto primario è il diventare altro. E quando Cartesio dimostra l'esistenza di Dio, del mondo, l'immortalità dell'anima, dimostra che anche al di là della soggettività esiste il diventare altro. C'è il diventare altro. Il mondo si costituisce, il mondo della verità si costituisce come diventare altro. Ma come è inevitabile il sopraggiungere del pensiero moderno da Cartesio a Kant,
che va progressivamente questo pensiero indebolendosi, e qui non possiamo perdere, sarebbe un modo strano di perdere tempo, ma comunque non possiamo dedicare tempo al rapporto tra cosiddetto razionalismo e empirismo. E come è inevitabile il passaggio dal realismo tradizionale alla domanda cartesiana sul rapporto tra certezza e verità, così è altrettanto inevitabile la posizione kantiana. Kant non poteva non esserci Kant, dato il tentativo del pensiero moderno. Perché? Kant mette in rilievo che la riflessione che conduce dalla certezza alla verità, perché questa è la posizione seconda, cioè del pensiero moderno, la prima per seguire Hegel, la terminologia hegeliana, abbiamo detto identità di certezza e verità. E Hegel la posizione cartesiana la qualifica come differenza di certezza e verità, differenza originaria di certezza e verità. Non so se la certezza corrisponde alla verità realtà. Di differenza di certezza e verità. La differenza di certezza e verità si scinde in due tempi, quello del pensiero pre-kantiano e quello del pensiero kantiano, dove, stavamo dicendo, si rileva che la riflessione che conduce a ciò che Cartesio chiama et formel, la riflessione che conduce alla realtà verità, è pur sempre una riflessione che appartiene al cogitare. Non è che si vada a piedi nella realtà esterna, è il pensiero che dimostra l'esistenza della realtà esterna, dimostra che la realtà esterna corrisponde, almeno entro certi limiti, corrisponde al contenuto della soggettività. È il pensiero che va al di là. Ma se il problema è chi ci assicura che il pensiero corrisponda alla realtà esterna, allora l'andare nella realtà esterna col pensiero è un'impresa impossibile, perché è un pensiero che sottostà alla domanda. E quindi l'affermazione kantiana dell'inconoscibilità delle cose in sé, che sono appunto le cose come stanno al di là del soggetto, è inevitabile. La conclusione kantiana dell'inconoscibilità della verità, della cosiddetta, di ciò che per il razionalismo, ma anche per buona parte dell'empirismo, era la verità, realtà, è inevitabile che Kant rilevi che l'insè delle cose sia inconoscibile, ripeto, perché andando all'insè si va non con i piedi o con altro mezzo, ma col pensare. E il pensare è appunto ciò, ripeto, di cui si chiede la capacità di corrispondere alla realtà in se stessa. Di qui la critica di Kant alla metafisica, di qui la posizione kantiana. Ma come è inevitabile l'avvento del pensiero moderno rispetto al realismo greco-medievale? Come è inevitabile l'avvento del pensiero kantiano, del criticismo kantiano, rispetto a ciò che Kant chiama dogmatismo,
dogmatismo precritico, così è inevitabile l'idealismo, l'avvento dell'idealismo rispetto a Kant. Perché l'idealismo, prolungando la tensione kantiana, rileva che anche l'affermazione di cose in sé al di là del pensiero è un pensato. E in questo caso è un circolo quadrato, perché è un pensato in cui si pensa ciò che sta al di là del pensiero. La cosa in sé è al di là del pensare e ciò nonostante è pensata. Quindi, di qui l'abolizione idealistica della cosa in sé. Ma quello che io volevo indicare è che quando Kant afferma l'inconoscibilità della cosa in sé, enuncia alcuni dei teoremi più qualificanti del diventare altro. Basta leggere la Critica della ragion pura per trovare come il diventare altro sia esplorato in tutte le sue implicazioni, soprattutto nell'analitica trascendentale. Ci proponevamo di dire come il diventare altro, nonostante le diverse prospettive filosofiche, sia un elemento permanente, costante nel realismo, anche se il diventare altro è la realtà, verità indipendente dal pensiero. Il diventare altro che permane nella posizione cartesiana, anche se Cartesio problematizza il rapporto tra pensiero e realtà. Il diventare altro che permane nel fenomeno kantiano. Il mondo è fenomeno. Come Cartesio diceva che era essere oggettivo, così il mondo è fenomeno. Per l'idealismo, l'eliminazione della cosa in sé equivale all'affermazione che la realtà è il pensiero. Questo che sta davanti è la vera realtà, ma che è la realtà pensata. Ma questo che sta davanti è il divenire. È innanzitutto il divenire, l'evidenza del divenire. Possiamo fare un punto e un accapo, riprendendo in considerazione il concetto di fede nel diventare altro. Abbiamo pronunciato più volte questa espressione, ma sarebbe il caso di capire cosa vuol dire fede. Cosa vuol dire fede? Credo fermamente in qualcosa. E quel fermamente ci dovrebbe far venire in mente l'epi dell'episteme. Credo fermamente in qualcosa vuol dire non metto in dubbio ciò in cui credo. Attribuisco a ciò in cui credo un carattere di non discutibilità, è assolutamente indiscutibile. Però, se questa affermazione viene considerata a un livello più alto di riflessione, e allora la fede si distingue dalla verità,
La fede non è verità. Credo fermamente in un contenuto e significa, tuttavia, attribuisco a quel contenuto i caratteri formali della verità, cioè la non discutibilità, la non dubitabilità, l'incontrovertibilità. È singolare che tra le varie fedi esistenti al mondo, una delle forme più mature di riflessione sulla fede sia la definizione di fede che troviamo nella lettera ai Romani, agli Ebrei. La lettera agli Ebrei che ormai non si attribuisce più a San Paolo e che dà questa definizione di fede che poi loro avranno incontrato anche in Dante: fede, argomento di cose sperate, sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi. Ma Dante traduce molto bene, ma andiamo al testo originale. Fede, ecco, la Vulgata Latina dice argumentum non apparentium. Il testo greco da cui deriva la Vulgata dice elenkos u blepomenon. Elenkos possiamo tradurre anche qui come argomento. U è il negativo, non. Blepomenon è le cose viste. La fede è l'argomento delle cose non viste. Argumentum non apparentium. Apparentium è il genitivo di apparenza. Apparenza è le cose che si mostrano, le cose non nascoste. Apparenza sono le cose della aletheia, il non nascosto. Allora, la lettera agli Ebrei dice la fede è argumentum non apparentium. Cioè, è l'argomento in base al quale si affermano le cose che non si mostrano, e questo non mostrarsi ha dato a che fare ai commentatori di questo passo, i grandi commentatori, soprattutto Agostino e a Tommaso, i quali hanno rilevato che i non apparentia sono non soltanto le cose absentia a sensibus, assenti dai sensi, ma assenti dall'intelletto umano, cioè assenti nel senso che non sono affermabili, non possono essere affermate dall'intelletto umano. Dal punto di vista del cristianesimo, ciò che soprattutto è oggetto di fede è la divinità di Gesù. Gesù è figlio di Dio. Allora, cosa vuol dire? La fede è argomento delle cose che non appaiono. Abbiamo incominciato a dire... è l'argomento in base al quale si affermano le cose che non appaiono. In base a che cosa affermi che Gesù è figlio di Dio? In base alla mia fede, che è l'argomento che tiene fermo quel contenuto.
La parola latina argumentum è notevole perché ha un corrispettivo in greco in argos. Argos è l'argento. L'argento è luminoso. Allora, l'argumentum è l'illuminante, ciò che illumina. Illumina in questo caso nel senso che rende accettabile ciò che peraltro è oscuro, cioè è nell'oscurità, è nel nascondimento. Che Gesù sia figlio di Dio non è qualcosa di evidente, come secondo la logica di questa definizione della fede è evidente, per esempio, che il giorno si alterna alla notte. Allora la fede illumina un contenuto che di per sé è oscuro. La fede ha davanti a sé un contenuto che di per sé è oscuro. Ma questo contenuto non è il messaggio cristiano. Agostino dice la fede è exauditu, cioè la fede cristiana non è qualcosa che uno possa inventarsi, è perché c'è un messaggio, la tradizione ecclesiale, gli apostoli, la parola di Gesù, è exauditu. Il messaggio non è nascosto, il messaggio è evidente, sempre all'interno di questa logica. Nascosto è ciò di cui il messaggio parla. Allora, che cosa accade con la fede? La fede rende accettabile ciò che è nascosto. Vuole che sia accettabile. Rende vuol dire vuole che sia accettabile, ma assolutamente accettabile. E la fede, d'altra parte, sa che ciò che è voluto come accettabile è nascosto. Del nascosto che cosa possiamo dire? E non possiamo dire è così o non è così. Possiamo dire forse è così, forse non è così. Forse Gesù è figlio di Dio, forse non è figlio di Dio. Di ciò che non è nascosto. Come c'è una parola che indica questa situazione in cui qualche cosa sta dinanzi come così o così? Così o in altro modo? Qual è la parola che indica questa situazione in cui qualcosa può essere in un modo o nell'altro? Non è forse la parola dubbio? Il dubitabile, il dubbio, dubbio come aggettivo, il dubbio è ciò che sta davanti come o così o in altro modo. Allora, la fede è l'argumentum, l'argomento in base al quale si afferma qualcosa che di per sé non è tra gli apparenzia, non è visibile, ma la fede sa che non è visibile, tanto è vero che la definizione di fede dice argumentum non apparentium, sì che la fede ha come contenuto
e si fonda su qualche cosa che appare o così o non così. Se loro hanno seguito quanto dicevo, viene fuori che la fede si fonda sul dubbio, ma non nel senso banale per cui si dice la fede combatte sempre contro il dubbio, per cui adesso ci credo, poi non ci credo più, tornerà a crederci. No, bensì nell'atto stesso in cui si crede fermamente, in quest'atto stesso si dubita di ciò in cui si crede. Anche questo è da pensarsi, perché nel Vangelo di Marco Gesù dice: si quis dicat, guardiamo se me lo ricordo, si quis dicat uic monti, tollere, et mitter in mare, et non esitaverit in corde suo. E quia qualcunque dixerit fiat, fietei, allora traduciamo, Vangelo di Marco, mi pare 11. Chiunque dica a questo monte, togliti di lì e gettati nel mare, et non esitaverit in corde suo, e non avrà esitato nel proprio cuore. Sed crediderit, ma avrà creduto che tutto ciò che egli dice fiat abbia a cadere, questo accadrà, fiat ei, gli accadrà, cioè se lo troverà davanti come accaduto. E alla fine del Vangelo di Marco Gesù, a proposito di quel non esitaverit, chiarisce: qui non esitaverit in corde suo, cioè vuol dire, il testo greco dice o mediacrizè, chi non avrà esitato è chi avrà avuto fede. Tanto è vero che alla fine del Vangelo di Marco Gesù dice: qui crediderit salvus erit, qui non crediderit condemnabitur. Chi avrà creduto sarà salvo, chi non avrà creduto sarà condannato. Ma se noi abbiamo detto prima che la fede si fonda sulla propria negazione, che la fede ha davanti come contenuto ciò che alla fede appare come dubbio, e che quindi la fede esigita, e quindi la fede esigita da Gesù non può esistere. Allora, questo discorso che riguardo il cristianesimo è interessante perché, ripeto, è difficile trovare una definizione di fede così profonda come quella che troviamo espressa nella lettera agli ebrei, ma non la riferiamo semplicemente al cristianesimo, ma incominciamo a dire a tutto ciò che sinora noi abbiamo presupposto cavandocela a buon mercato. Abbiamo parlato di Occidente, abbiamo parlato di tecnica, abbiamo parlato di storia del mortale, abbiamo parlato di diventare altro, ma siccome il pensiero è esigente e non fa sconti, e in base a che cosa affermiamo
l'esistenza di qualcosa come tecnica, forze che si servono della tecnica. Di più, in base a che cosa affermiamo qualcosa come esistenza del diventare altro? In base a che cosa affermiamo l'esistenza di più del mondo? In base a che cosa affermiamo l'esistenza della storia? Ecco, ci siamo mossi finora all'interno, conformemente al modo in cui ovunque ci si muove, e nelle scienze della natura, nelle scienze storiche, nelle cosiddette discipline concrete, in quelle discipline concrete che oggi sono così tutelate dalle università e che sembra che assicurino ai giovani un buon posto per il futuro, certamente, ma queste discipline concrete si muovono volendo che il loro contenuto esista e procedendo sulla base di questa volontà. Ma questa volontà che cos'è se non fede? Non ci siamo mossi finora con tutte queste considerazioni sulla base della fede, che dunque ha un diametro ben più ampio che non quello della fede cristiana, sulla quale ci siamo un po' più soffermati per la rilevanza del modo in cui la fede cristiana intende se stessa. E l'uomo è destinato a essere semplicemente fede? O è destinato ad essere qualcosa di più che fede? Ci vediamo la volta del turno.